cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore resta ancora vuoto, i giorni sono sempre uguali, non cambia niente e tu cerchi ancora. C'è Dio nella mia vita e il suo amore luce, lo sorge dentro me un'alma nuova, che ascolti la sua voce, se credi nel suo amore. Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Alba Nuova Potenza nella preghiera. Sempre lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7 del mattino sul canale di Nicodemo Fabiano su YouTube. Eccoci qua a pregare al Signore. Oggi è il venerdì 27 di agosto, ormai siamo alla fine di agosto. E per la grazia di Dio noi stiamo qui, il Signore che ci sostiene, ci dà la forza, ci toglie la paura e soprattutto ci dà il riposo. Mi raccomando, metti un like, iscriviti su questo canale, invita altre persone a partecipare con noi. Prima di pregare al Signore, voglio lasciarti un brano della parola di Dio. Dall'Antico Testamento, una delle caratteristiche del riposo che noi abbiamo per la nostra vita è la presenza del Signore. Per avere riposo ci vuole avere o essere accostato o essere vicino al Signore. Quando siamo nella dimora di Dio, quando noi stiamo con il Signore, quando noi dimoriamo in Lui, allora noi abbiamo riposo. Io non intendo qui di un tempio, una costruzione fatta da mano d'uomo, ma io parlo della nostra relazione con il Signore. In Esodo capitolo 33, versetto 14, la Bibbia dice: «Il Signore rispose, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo». Il popolo di Dio che era nel deserto dovevano ancora conquistare la terra promessa. Mosè, poi successivamente Giosuè, anni di battaglia, anni di difficoltà, deserto, sabbia, caldo, difficoltà, gente che si lamentava, ma con quelle persone che hanno sperato effettivamente nel Signore, il Signore ha promesso. Il Signore rispose, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Oggi il nostro riposo si trova soltanto con il Signore. E quindi Mosè ha avuto queste parole dalla parte di Dio, ha avuto questo messaggio meraviglioso per la sua vita. E questa promessa del Signore che Lui ti dà il riposo, riposo dai nostri nemici, come era il caso di Mosè e le battaglie che ha affrontato, perché come era il caso sia che il Signore ci dà riposo dal pericolo, dalle difficoltà, da questa oppressione, da tanti lockdown che già abbiamo noi attraversato, sia nonostante le battaglie, il deserto, ma noi possiamo avere il riposo quando noi siamo con il Signore. Perché? Perché è la sua presenza, non è dove io mi trovo, è con chi mi trovo. Dimmi con chi sei e ti dirò se hai il riposo per l'anima tua. Se io e te stiamo insieme con Cristo, con il Signore, con il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nel nome di Gesù, attraverso la potenza dello Spirito Santo, pregando a Dio Padre, noi abbiamo riposo, perché il Signore andrà con noi e Lui nella sua presenza ci darà riposo.
In Deuteronomio capitolo 33 versetto 12 parla della sicurezza nel Signore. Beniamino disse: egli, il prediletto del Signore, abiterà al sicuro presso di lui. Il Signore gli farà sempre riparo ed egli riposerà tra le sue colline. Noi questa mattina vogliamo riposarci sotto le colline, sotto le ali del nostro Signore. E io voglio ringraziare il Signore perché in questo tempo il Signore ci ha accompagnato, il Signore ci ha guidato. E il futuro appartiene al Signore. Io non so quello che accadrà domani, ma io so che nella presenza di Dio, io e te possiamo trovare riposo. Tu vuoi avere questo riposo? Rimani nella presenza del Signore. Non usare scuse, non lasciare che gli impedimenti ti ostacolino a te di continuare ad andare avanti con il Signore, ma cammina con il Signore, vive con il Signore, lascia il Signore operare nella tua vita. Signore, io prego nel nome di Gesù Cristo questa parola meravigliosa. Grazie perché la tua presenza è con noi. E Signore, grazie perché tu andrai con noi. E non solo questo, tu ci darai riposo. Signore, il nostro riposo non è il mese di agosto. Il nostro riposo, Signore, può essere qualsiasi momento della vita. Basta essere con te. Molto di più vale, Signore, la nostra vita con te. Signore, un giorno con te che mille altrove, come dice il Signore Davide nel Salmo 27, noi ti ringraziamo per la tua gioia, perché la tua presenza ci dà la gioia. E io prego, Signore, perché è stanco, scoraggiato, che oggi possa tornare al Signore per avere la vera speranza, la vera fede nel nome del nostro Signore. Perché, Signore, senza di te noi non possiamo fare nulla, ma con te noi siamo più che vincitori. Grazie perché fino a qui ci hai sostenuti, grazie per queste settimane in cui abbiamo parlato del riposo. Continua a guidare il tuo popolo, fa che tutto sia fatto per la tua volontà, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio ti benedica, io ti invito a mettere un like, a condividere, a pregare per me, pregare per la mia famiglia. E ti invito anche nel nome di Gesù a venire domenica a celebrare il Signore. A Cesena, in via Romagna 268, alle ore 10:30, e a Rimini, in via Cesare Pavese, numero 8, sempre alle ore 10:30. Noi abbiamo la gioia di vivere nella presenza di Dio. Vieni a celebrare il Signore tre volte santo, che vive nel cuore di tutti coloro che hanno creduto in Lui. Un fortissimo abbraccio. Un santo bacio, non vedo l'ora di incontrarti, sarà una grande gioia nel nome di Cristo Gesù. Sei sempre in cerca di qualcosa, qualcosa che nel mondo buio non puoi trovare, non puoi trovare. Il cuore avrà uno scopo e sparirà la tua